Ben ritrovati con Passione e Politica. Stiamo parlando con Grazia Sestini, che è la garante della Regione Toscana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ci siamo un po' dilungati sul percorso politico di questa signora, perché, ed è molto interessante, perché nella parte della sua vita, dove lei si è occupata fino al 2006, appunto, era sottosegretaria al Ministero del Lavoro, è iniziata tutta una serie sono iniziati dei cambiamenti che di fatto poi hanno innescato un processo di continuo aggiornamento, anche perché le condizioni economiche sono molto mutate e sono tuttora in cambiamento. Facciamo adesso un brevissimo riferimento alla sua esperienza invece alla comunità europea. Questa Europa, no? Che uno se lo immagina in tanti modi, è stata rappresentata anche così come immaginario collettivo in tanti modi. Lei che c'è stata, ma serve a qualcosa? Allora, io ci sono stata come rappresentante del governo italiano in tutte quelle riunioni dei consigli dei ministri, alcuni tra l'altro furono fatti anche in Toscana durante il semestre di presidenza dell'Italia, dell'Unione Europea, come rappresentante, dicevo, del governo italiano in tutti quei contesti dove si parlava di questi temi, dove si parlava di giovani, di infanzia, di sociale, di protezione sociale in senso lato e in alcuni contesti di lavoro. Notavo già allora una cosa: la difficoltà di compenetrazione tra le mentalità dei miei colleghi del Nord Europa, dove la società era allora ed è ancora oggi molto diversa, e le necessità e la base culturale che avevamo noi. Faccio un esempio: le politiche familiari, su cui pure l'Unione Europea all'epoca, ma anche oggi, insiste moltissimo. E beh, per esempio, già allora veniva fuori il problema del quale famiglia, perché per noi, per la nostra Costituzione, la famiglia in un certo modo, oppure la tutela dei diritti. La tutela dei diritti è certo un patrimonio dell'Unione Europea, non deve andare a scapito, per esempio, dei legami parentali, dei legami familiari, dei legami d'amicizia. L'Unione Europea ci ha in quegli anni invitato a fare un salto di qualità, questo è interessante anche per noi, non pienamente attuato, soprattutto nell'ambito delle politiche giovanili. Sulla cosiddetta educazione non formale, la scoperta cioè che i nostri giovani hanno diritto alla scuola e alla formazione, quella tradizionale, certo, l'obbligo scolastico come lo conosciamo noi, ma ad una serie di tante altre attività intrascolastiche, extrascolastiche, anche fuori proprio dai percorsi che l'Europa chiama giustamente educazione non formale, su cui l'Italia ha una lunga tradizione, quella della cura dei ragazzi fuori dalla scuola. Cito gli oratori, ma potrei citare i centri di aggregazione giovanile. Questo è un tema molto attuale anche oggi, poi magari ne parleremo, anche in Toscana, dove ci sono tanti servizi per i ragazzi. Forse il punto che manca è proprio quello dell'educazione non formale degli adolescenti. Su questo l'Europa ci ha insegnato molto, certo paesi, ripeto, che hanno situazioni molto diverse dalle nostre, a cui noi tendiamo sempre di più ad assomigliare. In che senso diverse dalle nostre? Diverse dalle nostre nel senso che i legami familiari sono meno stretti che non da noi. Al pomeriggio dei ragazzi ci pensano tradizionalmente le mamme e le nonne. Oggi non è più così, perché anche le nonne lavorano e quindi c'è per esempio il bisogno delle famiglie, di qualcuno che dia un occhio ai ragazzi nel pomeriggio, ed è quello che tra l'altro per esempio anche in Toscana tanti chiedono. Ecco, allora veniamo a questo nuovo incarico. Nel dicembre del 2011 il Consiglio regionale Toscana la elegge garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è un argomento che ha caratterizzato la sua attività politica fin dall'inizio, sì, da insegnante, comunque, da insegnante fino ad oggi, comunque questo è proprio un filo conduttore nell'arco di tutta una vita. Allora, in Toscana i minori, cioè i ragazzi da 0 a 17 anni, sono 566.000 dati forniti dal garante. E risorsa scarsa, perché sono 17% della popolazione. Sono 17% della popolazione, ed è di questi circa 75.000 sono bambini nati da genitori non italiani. Sì. E considerate che poi è un trend che andrà sicuramente ad aumentare, perché negli ultimi anni un bambino su quattro nasce da famiglie che non sono italiane. Italiane in Toscana. Ecco,
Allora, il garante dei diritti dell'infanzia, quali diritti in primo luogo vengono tutelati? Vengono tutelati tutti i diritti, sono il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto all'educazione, il diritto a crescere in un ambiente sano. Occupandosi di minori ci si occupa di tutto, certo. Cioè, dalle questioni giuridiche. Ma un'istituzione come la sua, come si muove, come opera? Allora, opera su due fronti. Il primo è quello della tutela. A me si rivolgono famiglie, purtroppo genitori singoli, oppure persone, scuole, associazioni che operano nel campo dei minori e segnalano casi in cui questi diritti non sono perfettamente esigibili. In Toscana sono, grazie a Dio, pochi quelli che riguardano le scuole, gli ospedali, le strutture, perché comunque abbiamo una rete territoriale. Aumentano purtroppo di molto le richieste di garanzia dei minori nelle conflittualità intrafamiliari, separazioni, divorzi, spesso molto difficili, spesso altamente conflittuali, in cui anche da noi, senza essere arrivati ai casi clamorosi che abbiamo visto, spesso questi bambini e questi ragazzi sono tirati da una parte e dall'altra. Molte di queste naturalmente sono in tribunale, quindi io posso soltanto chiedere, sollecitare, e questo davvero anche con il Tribunale dei minorenni si è aperta con la nuova Presidente davvero una nuova stagione di collaborazione, segnalare casi ma anche aspetti particolari di casi su cui si deve intervenire. Le segnalazioni come arrivano? Chi è che denuncia? Chi è che segnala? Appunto, segnalano o genitori, scuole, avvocati. Ecco, esiste la tendenza, sì, l'attitudine, sì, comunque a segnalare. A coinvolgere il garante, è possibile segnalare o telefonando o scrivendo a garante.infanzia@consiglio.regione.toscana.it segnalano appunto casi di questo tipo in cui la voce del garante qualche volta, soprattutto nelle conflittualità familiari, la si richiede per difendere il diritto del bambino, per esempio a vedere il genitore non affidatario, non collocatario, a poter vivere dove lui vuole, ad essere ascoltato, perché non sempre si pensa che i nostri ragazzi non abbiano le loro opinioni, no, ce l'hanno, e in ambiente protetto, con professionisti che li sappiano trattare adeguatamente, vanno ascoltati anche nelle situazioni più difficili e nelle conflittualità più alte, tra l'altro lo dice la legge questo. E poi c'è l'altro aspetto del mio lavoro, che è quello della promozione dei diritti, e quindi l'idea di far conoscere a bambini e ragazzi, per esempio, questa settimana, 20 novembre, giornata dell'infanzia e dell'adolescenza, abbiamo promosso, abbiamo dato voce ad un'iniziativa dell'UNICEF per cui bambini e ragazzi in luoghi significativi delle città e delle scuole leggono o interpretano articoli della convenzione che li riguardano, perché se noi siamo ancora ancorati all'idea che i ragazzi sono innanzitutto figli, ed è giusto, ma sono soprattutto persone portatore di diritti, soprattutto quando gli adulti tendono a non riconoscerli. E poi la promozione di tutte quelle cose che tra virgolette fanno bene ai ragazzi. Penso per esempio al tema che è stato il cuore della mia attività di quest'anno, la garanzia dei diritti dei minori fuori famiglia. Sono 2000 in Toscana bambini e ragazzi in affido familiare, sono 1200 quasi, e 600 in strutture, perché questi possano vivere, nonostante appunto siano fuori dalle loro famiglie d'origine, in ambienti che li sappiano far crescere, che sappiano sviluppare la loro personalità, e quindi la promozione soprattutto dell'affido familiare. Ecco, in questo contesto ci sono delle strutture di controllo per questi, come funziona la verifica e il controllo che questi bambini stiano effettivamente, questi ragazzi stiano bene? Quelli fuori famiglia? Sì, quelli fuori famiglia. Sì, fuori famiglia sono o collocati presso le famiglie vengono valutate, famiglie le famiglie affidatarie vengono, una famiglia può far richiesta di diventare famiglia affidataria, ci sono 23 centri affido in Toscana dove ci sono professionisti, assistenti sociali, psicologi eccetera, che valutano l'idoneità della famiglia.
i servizi sociali, talvolta il tribunale, ma sempre più i servizi sociali, fanno l'abbinamento e poi continua il dialogo tra la famiglia affidataria, i servizi e la famiglia d'origine, perché l'affido è temporaneo, certo. Il bambino deve poter tornare, e quindi sono controlli a monte e sono controlli in itinere con una verifica del piano educativo che viene fatto. Certo. Le strutture, oltre questo, hanno anche l'accreditamento. La Regione Toscana si è dotata anni fa dell'accreditamento di tutte le strutture del sociale con dei criteri rigorosissimi, per cui una struttura per accogliere minori deve avere l'accreditamento da parte della Regione Quindi Toscana. L'accreditamento che significa avere requisiti. Avere dei requisiti strutturali ma anche educativi, di personale, eccetera. Ecco, in un contesto come questo, abbiamo poco tempo a disposizione, ma come si è potuto verificare una vicenda come quella del Porteto, questa struttura a Vico, in Mugello, diciamo proprio cosa è successo? Il finale è stato che c'è appunto il fondatore agli arresti domiciliari per maltrattamenti e altre accuse ancora più gravi, più altre 22 persone indagate. Non c'era controllo in questo caso. Certo, io non mi sono occupata della vicenda, che purtroppo le persone che hanno subito queste cose sono degli adulti, me ne sono occupata perché ci sono ancora famiglie che hanno in affido dei minori e di questi mi sono occupata. L'idea che mi sono fatta è che è potuto accadere perché l'idea che quello fosse un posto adatto ai ragazzi ha coperto delle irregolarità evidenti, venivano affidati a famiglie che non erano famiglie e non erano neanche coppie di fatto, erano cosiddette famiglie funzionali. L'idea che mi sono fatta è che questa copertura ideale abbia di fatto impedito adeguati controlli e che non ci fosse quel legame che ho detto prima a tre tra il luogo dell'affido, i servizi e la famiglia d'origine. Anzi, al Forteto si poneva come punto qualificante l'interruzione dei rapporti con la famiglia d'origine, questo è contro ogni regola dell'affido. La ultimissima domanda, sempre relativa all'attività alla sua attività come garante. C'è un diritto che per i ragazzi, i bambini della Toscana in particolare, può essere particolarmente importante? Io, leggendo varie comunicazioni che sono state fatte via via dall'ufficio, c'è per esempio questo aspetto molto significativo, no? Dell'abbandono scolastico, per cui la Toscana è comunque ha una percentuale di abbandoni inferiore al dato nazionale, però se si guarda da altre nazioni europee in realtà è sempre troppo elevato. Sì. Credo che il diritto che dobbiamo più di altri garantire, ripeto, fatto salvo che il diritto alla salute è comunque da noi garantito, e anche il diritto alla vita con mamma segreta che salva 30 bambini l'anno, è proprio questo delle opportunità, cioè avere un sistema educativo, di istruzione e di formazione professionale che sappia far cogliere a tutti i nostri ragazzi le opportunità per la loro vita. Questo vale per tutti, qui non c'è a scuola c'entrano tutti, ovunque siano nati, da chiunque siano nati, e se noi garantiamo un sistema di formazione e di istruzione adeguata, allora sì, tutti potranno avere piena cittadinanza, al di là dei pezzi di carta nella nostra regione. Allora, io ringrazio tantissimo Grazia Sestini, purtroppo abbiamo proprio anche sforato i nostri tempi, quindi la devo salutare, torneremo magari più specificatamente su alcuni argomenti. Grazie. La ringrazio infinitamente e vi ricordo che le notizie e le informazioni riguardanti il garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono disponibili sul sito del Consiglio regionale toscano, quindi se andate lì sopra trovate tutti i modi anche per accedere ai contatti a Grazia Sestini, ai sei servizi che offre questa istituzione. Vi ringrazio infinitamente, grazie alla nostra ospite e buona serata.